Come vi avevo promesso, questo video sarebbe stato un video a tema Lidl. Ve l'avevo già anticipato nel video I preferiti. Infatti, questa si tratta di un video eating dedicato a dei prodotti street food della Lidl. Queste sono le confezioni vuote perché ho già preparato ovviamente tutto, però ci tenevo a farvi vedere le confezioni qualora insomma voleste provarli. Io ho preso un misto di quattro prodotti. Abbiamo le crocchette. Crocchette di patate alla romana con un cuore di mozzarella filante. Poi gli arancini, cacio e pepe. I gamberi croccanti e sono della marca Strada del Gusto, proprio si chiamano così, Strada del Gusto, Italian Street Food. E poi ho preso quest'ultimo prodotto che sono le pizzelle al gusto di granchio. Queste sono le confezioni. Allora, queste sono 180 grammi. Poi i gamberi invece sono 200 grammi. Ed invece le altre due buste di arancini e crocchette sono 300 grammi ciascuno. Allora, ragazzi. Io ho deciso di accompagnare il tutto con un po' di ketchup. E così iniziamo subito. Tutto ovviamente accompagnato da una buona birra. La birra è sempre della Lidl, anche questa. Tutti i prodotti che utilizzerò sono tutti della Lidl. Non è un video sponsorizzato, però io, come vi ho detto nel video dei preferiti, faccio la spesa soltanto alla Lidl, quindi compro tutto lì. E perché ci sono queste cose così sfiziose, come vi avevo anticipato, ci sono le settimane. Ci sono le settimane dedicate appunto a queste ricettine sfiziose. Questo in particolare, come vi dicevo, era lo street food, ma loro fanno anche le settimane dedicate alla cucina asiatica, alla cucina americana, alla cucina messicana, un po' tutte le varie cucine e quindi molto probabilmente sarà una novità che porterò sul canale per quanto riguarda questo genere di video eating. Cercherò, laddove mi sarà possibile, di portarvi qualche settimana dedicata del Lidl. Iniziamo. Allora, voglio iniziare dalla crocchetta con la mozzarella filante. Il ketchup che sto utilizzando è un ketchup piccante, perché io amo le salse piccanti.
Adesso proviamo un arancinetto. Vediamolo, apriamo. Questo è un arancinetto cacio e pepe. Proviamo un gamberetto. Il gamberetto è buonissimo. Buono, buono, buono. Ne voglio un altro. La crispellina con polpa di granchio. Ragazzi, qui in Sicilia si sta morendo di caldo. Polpa di granchio. Fatemi sapere se vi piace l'idea di queste settimane della Lidl, se magari è un supermercato che nella vostra zona è facile da trovare.
più lieti, lo abbiamo abbandonato per ora. Perché è impossibile. Allora, questi sono arancinetti con all'interno cacio e pepe, che non sono tipicamente nostri siciliani, sono sicuramente una specialità romana. Sono molto buoni, devo dire, mi piacciono perché quel contrasto con il fritto e il cacio e il pepe è delizioso. Allora, tiriamo le somme. Buonissimi. Le crocchette filanti con la mozzarella, nulla di particolare, insomma, le classiche. Mi sono piaciuti molto questi arancinetti cacio e pepe, molto sfiziosi come gusto. La crispellina con polpa di granchio, molto molto buona. E anche i gamberetti, molto buoni. Trovo che anche come antipastino, insomma. Sono veramente molto, molto carini, molto sfiziosi, qualcosa di diverso. Certo, parliamo di frittura, però, insomma, ogni tanto si può. Bene, ragazzi, io spero che vi sia piaciuta l'idea, spero che approviate.